Dunque, i soldi, i vostri estratti. Ah, vabbè, ce lo dice lui praticamente dove andare. Vediamo un attimo qua, scusa. Niente, come ti dicevo, in Telegram, nel gruppo di Telegram, ho già fatto due partite a Back to Blood, Back for Blood. Vediamo un attimo. Yagami, giusto? Mi chiamo Kumai. Il maestro Yama mi ha parlato di te. Condividerò con te i migliori estratti e materiali che il maestro mi ha tramandato. Allora qua, il mitico condom inflessibile. Il piombo greco. Ferro sporco, ferro resistente. Forse ha anche cose diverse dall'altro. Estratto provocatore. Ti fa incontrare più nemici. Se vuoi grindare. Meno nemici. Cosa hai in testa? In faccia? Un po' i capelli alla Dragon Ball. Dunque. Niente, tu invece l'hai scaricato? Per me basta sentire poi Nicola, si può anche provare più tardi, penso oggi, no? Vediamo se si vede la ruota. Ah, qua. Se dobbiamo fare così? Ma quella è una ruota panoramica. Che sia quella la ruota del gigante. In tal caso la ruota del gigante dovrebbe troneggiare su un albero qui intorno. Questo? Direi che è questo. Non ho qua fuori, ma non credo che sia questo. Albero, cioè devo guardarlo per così. L'albero con più rame dovrebbe essere questo, corrisponde. Forse sto iniziando a venire a capo del messaggio cifrato. La ruota del gigante che troneggia sull'albero con più rami. Sarà questo l'albero? Questo vuol dire che stando di fronte a esso bisogna fare tre passi verso sud. Capito qual è il sud? E poi due passi verso est. La pala? Beh, immagino che sia vicino a questo punto. Caviamo un po'. Ha lasciato la pala ancora, ancora allora. Questo è il rumore della pala. Ma che dite? No, non è qui. Forse non è il punto esatto. Proverò a scavare più in là. Oh Yagami, non sai nemmeno tu andare da solo a sud. Ehi, a quanto pare avevo ragione. Devo usare i ragazzi. C'è una cosa che mi incuriosisce. Cosa? La pala è stata usata di recente.
Adesso si scoprirà che in realtà è tutta una bufala, nel senso si sono tutti dimenticati dove era e l'hanno messa lì apposta solo poco fa. Vediamo. Possibile che non sia stato il primo a scavare lì attorno? Secondo. Dobbiamo tornare da loro. Andiamo da loro. Oh, fa impressione trovare così tante cose. Quando nel latro non c'era un tubo. Belle le scarpette rosa. Non le voglio anch'io. Ho trovato la vostra capsula del tempo. Cosa? Fantastico, signor detective. Pare che quella ruota del gigante fosse la ruota panoramica che si intravede dal cortile. Vabbè. Però poi me l'hai messo sulla mappa, voglio dire. Alla fine la parte investigativa è stata quella di trovare la posizione giusta dove inquadrare l'albero. Oh, la ruota panoramica. Ora che ci penso, in effetti ci divertivamo un sacco a chiamare a quell'affare la ruota del gigante. Sai che risate? La ruota del gigante? Mezz'ora ride. Un momento, notate nulla di diverso? Sembra una cosa che è stata in fondo al mare per secoli. Il colore mi sembra lo stesso, ma manca la serratura, vedete? Ehi, hai ragione, non c'è. Ma di cosa stai parlando? La nostra capsula del tempo aveva una serratura. Volevamo. Cioè, non un lucchetto, la serratura proprio. Cosa c'era? Cosa sopra? Volevamo che nessun altro la aprisse, ovviamente. Questa invece non è provvista. Però si trovava esattamente nel punto indicato dal messaggio. Che strano, cosa può significare? Beh, l'unica cosa che mi. Beh, è stata sostituita evidentemente perché. È una cosa che mi viene in mente. È stata rubata. In teoria. Possibile che qualcuno l'abbia rubata? No, ne dubito. Non conteneva niente che valesse la pena rubare. Ho capito, ma uno prima la trova, poi la ruba. Cioè, guarda dopo, no? Eh sì. Poi sarebbe assurdo per un lato scavare a caso quel punto e trovare la capsula. Infatti non è stato scavato a caso. Per me la risposta è che qualcuno di loro l'ha sostituita. E trovare la capsula del tempo per pura fortuna. Bisogna contare che se una persona sospetta andasse in giro a scavare buche verrebbe scoperta di sicuro. Beh, a noi non ci ha scoperto nessuno, l'abbiamo fatto di notte. Sì, capisco cosa intendi. È possibile che accada, ma è poco probabile. Beh, allora. Ripensandoci, quella terra smossa, quelle particolari tracce attorno al luogo in cui ho disotterrato la capsula, magari posso usare questi elementi per ipotizzare quello che è successo. Allora, cioè, qualcun altro l'ha presa per sbaglio? No, perché è la stessa cosa di questa qua, no? Per caso? Allora ricordi male, cioè. È possibile che vi state sbagliando? Avete detto che c'era una serratura, ma se non fosse così? Cosa sto cercando di dire? Potrebbe essere esattamente questa la capsula del tempo che state cercando. Beh, non credo proprio che lo sia. Oh. Ma ci sono i bulloni, mi sembra. Sono due mezze sfere con le bullonate. Eravamo sobri quando abbiamo comprato la capsula, quindi non abbiamo alcun dubbio riguardo a quel dettaglio. Oh. Io questo direi, ma sì, ascoltate, sono cazzi vostri, io me ne vado, vi saluto, ciao. Davvero? Capisco. Beh, allora. Ripensandoci, quella terra smossa, ancora. Qualcun altro l'ha presa per sbaglio. Ma come la giustifichi? Vediamo. È che attorno al terreno dove era sepolta la capsula ci sono delle tracce anomale. Anomale. Sembrava quasi che qualcuno avesse già scavato in quel punto, ok? Ma che sta dicendo? Ah, va bene. Sì, ma che va a scavare così? Sempre il punto è lo stesso, no? Cioè, questo qua ha scavato per caso, l'ha trovata e l'ha messa in un'altra. Ma
Forse qualcuno ha preso la vostra capsula per sbaglio. Mi spiego meglio, un'altra persona potrebbe aver sotterrato la sua capsula lì vicino, scambiandola poi per la vostra. E addirittura adesso siamo ancora una coincidenza superiore. E l'aveva messo tutte e due lì. Questo però è passabile, capito? Quell'altra no. Cosa? Lo pensa davvero? Sì, in base a ciò che ho visto sulla scena, questa è la mia ipotesi. L'altra persona potrebbe aver dissotterrato la vostra capsula, infatti l'abbiamo dovuto trovare un po' più in là. Quindi non è colpa di Yagami, un poverino, l'abbiamo accusato per nulla. Aver dissotterrato la vostra capsula dotata di serratura, dimenticandosi che la sua non era provvista. Sono sicuro che se avesse potuto guardare al suo interno, ma tra l'altro vendono la capsula del tempo. Si vede che bisogna controllare su Amazon se le vendono e sono uguali. Blu a forma. Sono sicuro che se avesse potuto guardare al suo interno avrebbe capito che non si trattava della sua capsula, ma non è stato in grado di farlo dato che è chiusa. Davvero, non sembra un'ipotesi così remota in effetti. Oh, però che l'abbiano piantate due capsule del tempo vicino, questo invece... All'epoca le capsule del tempo andavano molto di moda, casualmente, come UFO. Che come sia, pare proprio che la vostra capsula sia stata presa da qualcun altro. E l'unico modo per recuperarla è capire chi l'ha portata via. Metti un annuncio, c'è la bacheca lì dentro. E se guardassimo cosa contiene questa capsula, magari potremmo farci un'idea su chi ha preso la nostra. Sei un guardone, La privacy dov'è? Magari una collezione di mutandine anche queste. Era il professor Mutandine quando veniva a scuola qua, aveva collezionate. Ottima osservazione. Beh, speriamo che non se la prenda. Una pettorina da atletica leggere e un orsacchiotto. C'è anche un pettine. Allora potrebbe trattarsi di una ragazza. Sente che possa restringere il cerchio ancora un po'. Ehi, guardate qui. Una carta d'identità. È una lettera. E c'è anche un nome. Volevo fare una battuta più cattiva, ma è meglio lasciar stare. Stai a Goto. Di Goto-san. Ehi, non può essere. Conoscete? Hi. Sì, era una nostra compagna di classe. La adoravamo tutti. In che senso? La adoravate in che senso? Perché era bellissima? Perché era molto molto affettuoso, molto simpatica. Molto... Oggi Kubo, tu non avevi una cotta per Goto? Già. Dovrei dichiararti lei il giorno del diploma, alla fine te la sei fatta sotto e hai tirato i remi in barca, ricordi? Voglio leggere, fammi vedere. Magari adesso c'entro il... No, è per Goto, attenzione. La sua, gli aveva scritto lui una lettera? Vediamo. È un po' rigida quella lettera, Ehi, non si leggono le lettere degli altri. Sotto! Già, non è una buona idea. Ma piantala. Oh, manesco. Oh. Sì? Che? No, non posso crederci. Sul serio. Cosa conterrà la lettera? Cosa dobbiamo indovinare noi? Non è bello violare la sua privacy, ma ora sono davvero curioso. Momento, siamo sicuri che sia proprio necessario ai fini dell'indagine? Vediamo. Pazzesco, che ci fa una lettera simile nella capsula di Goto-san? Rigidissimo, veramente. Un foglio estremamente rigido. È un foglio inflessibile, ok? Dopo il condom inflessibile abbiamo anche il foglio inflessibile. Oh, immagino che sia necessario per completare il lavoro. Vediamo un po'. Ah no. Allora, che c'è scritto? Ecco, è una lettera d'amore indirizzata alla persona di cui aveva una cotta all'epoca. Che cosa, davvero? Cosa dice? Volevo dichiararmi il giorno del diploma, purtroppo non ci sono riuscita e ora me ne pento. Sarà sempre lui, dai, è ovvio. Nasconderò i miei sentimenti all'interno di questa capsula del tempo. Spero che il giorno in cui la aprirò il mio sogno d'amore si sarà finalmente realizzato. Se poi hai preso un'altra strada non gli hai detto niente, non è che... Wow, allora c'era davvero qualcuno che le piaceva. E chi era? C'è un nome? Ok, è meglio se vi sedete, ragazzi. Il nome non è uno, sono tre. Ero innamorato di tutti e tre.
Il nome della lettera è Yagami. Oggi incubo. Che sorpresa. Era per te. Vedi, siete due babbei. Tu serio? Ma che dici? Mi stai prendendo in giro, vero? Fa vedere. Adesso si impicca. Tanto di alberi qui ce ne abbiamo. Ne abbiamo quanti ne vogliamo. Basta impiccarsi uno di quelli. È vero. Però poteva impiccarsi alla ruota panoramica. Ma sai che bello? Lo vediamo che va su e giù. Wow, questa sì che è una coincidenza, eh? Una triste coincidenza. Oggi Kubo, anche tu volevi dichiararti il giorno del diploma, ma non l'hai fatto. Dico bene? Anche questo però è una lezione di vita, eh? Bisogna cogliere l'attimo, bisogna avere il coraggio di affrontare le proprie cose, se no le paghi e dopo te ne pentirai. Cioè, questo è... non è Lost Judgment, questo è Lost Education. Già, ma non avrei mai immaginato che Goto provasse le stesse cose. E oggi Kubo, se non ricordo male, non avevi inserito anche tu una lettera d'amore nella nostra capsula del tempo. Oh, doppia coincidenza, una lettera che non eri mai riuscito a darle. Ma perché non sei riuscito a darla? Ma che ci vuole? Vai là, scusa, toh, prendi questa. Allora questo significa che avete sepolto entrambi i vostri sentimenti inconfessabili all'interno di due diverse capsule del tempo. Punto. È brutto quando tutte e due. In realtà è capitato anche a me, ma non così. Perché è proprio vero, ero giovane e non me l'aspettavo. E mi piaceva la sorella di un amico, che era anche carina e tuttora una bella donna. Cioè una ragazza, una donna. E alla fine piaceva, ma siccome mi dava sempre addosso, perché io lei era la sorella più grande del fratello, siccome mi dava sempre addosso, io non ho capito che gli piacevo. Cioè all'epoca, adesso magari, cioè ovviamente adesso lo saprei, ma all'epoca erano talmente piccoli, cioè piccoli, una decina d'anni, 10, 11, 12 anni, se non mi ricordo esattamente. Siccome però ce l'aveva sempre con me, perché io facevo sempre uscire di casa suo fratello, cioè sua mamma andava a lavorare, suo papà lavorava, lui tirava su per esempio la, come si chiama? La tapparella del salotto, scivolava sotto e scappava fuori, no? E quindi lei era incavolata con me perché io praticamente lo trascinavo sempre fuori. Anche tu? Con 100 segnali mai colti. No, ma io di solito sono molto attento a queste cose, però in quel caso lì l'ho saputo veramente molti anni dopo. Ma purtroppo lei poi dopo ha fatto un'altra vita, diciamo. Però questo, dai, cioè la letterina... Cioè, questi sono adulti, questi non hanno una scusa di avere pochi anni. E non solo le avete sotterrate una vicino all'altra, ma la prima persona a voler recuperare la sua ha finito per prendere quella dell'altro. È così, ecco. Così. Vedi? Guarda come l'hanno congegnata, no? Mega coincidenza, non si sono dati la lettera, invece se la sono scambiata in questo modo. C'è solo un modo per scrivere tutto questo. No, non dirlo. Questa non è altro che un'assurda coincidenza. No, dobbiamo dirlo e basta. Questo è destino. Avanti. È destino. Passate quanti anni, scusa? Potremmo fare una famiglia? Oggi Kubo non può essere una semplice coincidenza. Vabbè, magari sono 2-3 anni. Aveva detto forse non 3 anni, tipo. Comunque sì, dobbiamo andare da Goto-san. Goto. Goto come il basic. Visual basic. Goto line. Scambiare le capsule. E come pensate di trovarla? E questo è il problema. L'annuario. Dove vivono? Che cosa vuol dire dove vivono? A rincontrare vecchi amici. Sì, magari altri vecchi amici sanno dov'è, scusa, per esempio. Quindi devi contattare qualche vostro vecchio compagno di classe e vedere se riesci a mettervi in contatto con lei. Per esempio, qua quando ci sono risposte multiple, dovrebbe proprio darti un premio, no? Se tu indovini subito quella giusta, cioè tipo, non so, 1000 punti tecnica, se poi sbagli te ne dà solo 200 per lì, no? E vedere se riesci a mettervi in contatto con lei.
Io sono rimasto in contatto solo con loro due. Dopo il diploma ho perso vista quasi tutti, ma guarda l'altra coincidenza. Quello è lo stesso per me. L'altra coincidenza. Non era quella la risposta giusta. Stessa cosa, guarda. Mi sono tenuto in contatto solo con voi. Cioè, non è che voglio dire, anche oggi, siamo nel 2021, no? Secondo il gioco. Quindi, Facebook, ce ne sono i modi. Capisco. Beh, allora, dove vivono? Cosa vuol dire dove vivono? Ma io rispondiamo solo questo per sapere cosa rispondo. Ma vuol dire dove abiti? Dove vivono, al plurale. Io non conosco il suo indirizzo, ma poi è l'argomento della... C'è scritto al plurale, in più è l'argomento. Ma, se non ricordo male, avevo sentito che viveva nei pressi di Chinatown, ai Jincho. Ah sì, mi pare che suo padre fosse il proprietario di un ristorante cinese. Figlio del proprietario di un ristorante cinese a Chinatown. Ci sono molte persone che potrebbero corrispondere al profilo, ma almeno abbiamo un indizio. Sì, Instagram, ce ne sono di cose. Cioè, questa cosa qua non torna affatto, eh. Qui abbiamo beccato di nuovo un'altra cosa che non è giustificabile. E l'annuario è ancora la risposta giusta? Per caso avete un annuario, a volte in cui i vecchi alberi vengono riportati i recapiti degli studenti. Ok? Privacy dov'è? Oh, il mio l'ho perso, anch'io, colpa del trasloco, il mio ce l'ho ancora, ma è bruciato. No, no. È nella mia pensione di Osaka, non avrei tempo di andarlo a recuperare. Quindi non mi sta bene un cavolo. Che ne direste di contattare la segreteria del liceo e farvi vedere se hanno una copia dell'annuario? Yeah. Oh, sarebbe inutile. Li avevo già contattati io, dato che volevo dargli un'occhiata, ma mi hanno detto che non li archiviano, quindi li bruciano letteralmente nel forno. Capisco, loro immagino che l'annuario non sia una pista praticabile. In tal caso, che aspetto ha? Ah sì, è una specie di Chobin con i capelli fucsia. Sì, appunto. Allora fate voi, non lascia, cioè, siamo la seconda volta, non mi rompete le palle, basta, datemi i miei soldi. Sapete, a meno che l'aspetto abbia adesso, sarebbe utile se aveste una foto. Sapere che vive a Chinatown e avere a disposizione una foto potrebbe essere sufficiente a trovarla. Nessuno di voi ha una sua foto, io di sicuro no. Non gliene hai mai fatta una, se esistesse però sarebbe nell'albo dei diplomati. Capisco, non ho nessuna foto, ma... Questo è innamorato, ma non ha una foto. Potrei provare a fare un suo ritratto, o almeno un ritratto di come era all'epoca. Un altro sgorbio. Oh. Oh, giusto, ora sei un insegnante di arte, no? Ah, ok. Quindi forse non sarà uno sgorbio. Sì, potrebbe essere utile, riusciresti a farlo ora? Nessun problema. In due secondi... Ok, ho finito. Adesso voglio vedere come è fatto, quanto è definito. Era questo il suo aspetto, ne sono abbastanza sicuro. E lei, sì, ora ricordo. Già, è proprio Goto-san. Ha sempre avuto quella grazia innata. È vero, sei riuscito a cogliere tutta la sua raffinatezza. Siamo stati qui 6 ore. A matita. Ok, allora devo cercare qualcuno che somiglia a questo ritratto, ma con 10 anni di età in più. Capelli più lunghi. Baffi. E se veramente riuscissi a trovarla, dovrei dichiararti, oggi Kubo. Dichiararmi? Lei in effetti ha trovato la capsula, ma non può aprirla, a proposito. A meno che non è andato a fare la scassinata. Ma... Dalla illegal. Certo, amico, non puoi sprecare un'occasione come questa. Già, è destino. La tua vita potrebbe cambiare per sempre. Ma Goto potrebbe essersi sposata, lo sapete. Abbiamo 28 anni, soprattutto. Vedi? Sono passati 10 anni. Yeah. No, non credo proprio. Ok? Ma se devo dire che non si è ancora sposata... Ah, non sa un cazzo. Non conosce nessuno che la conosce, però sa che non si è sposata. E che starebbe cercando qualcuno. Davvero? Beh, allora cerca il suo, non so, Mythic, quelle cose lì, no? Magari la trovi lì. Ma cioè, Google non ce l'hanno questi qui, no? Oggi Kubo, quando è troppo, devi fare la tua mossa. Dai. Sono 10 anni che ti porti dentro questi sentimenti per Goto, ogni volta che ci vediamo non fai che parlare di lei.
devi chiudere questa storia una volta per tutte e andare avanti indipendentemente dalle conseguenze. Mia. E prepara i condomi flessibili, mi raccomando. Forse avete ragione. Vorrei fare una battuta cattiva, ma cioè, vuol dire, se parliamo di condomi inflessibili, allora praticamente stiamo parlando di dildi. No, scusa. Cioè, un dildo in fondo è un condomo inflessibile. Bene, finalmente sei rinsavito. Ok, Yagami, il mio destino è nelle sue mani. Io non so se si possono dire queste cose poi. E se è andato via per fare colazione. Non è che ogni volta si può... Niente, c'era la lettera d'amore. Nelle due capsule c'era dentro la lettera d'amore dell'altro. Adesso dobbiamo cercare la ragazza, perché ha preso sulla la capsula del tempo sbagliata. Noi l'abbiamo aperta perché si poteva aprire, abbiamo letto la lettera d'amore. La ragazza non può aprirla perché in teoria c'è questa serratura mitica. Bene, devo recarmi a Chinatown, sì. Ok. Adesso invece andiamo avanti un po' con la quest. Questa non si muove. A volte vola in terra i vasi di cemento, ma questo non si muove. Vedi, tu che sei un romanticone, ti sei perso una parte fondamentale. Sentito quando abbiamo parlato anche del... Certo ottenuto. Qualcuno deve aver perso questa roba. Chi è? Proviamo a parlare con lei. Credo che sia scaduto questo. Quello è un peluche che mi hanno regalato. Come stai? Ti sei sporcato? Appena arriviamo a casa ti faccio un bagnetto. Due punti tecniche, ce ne sono 20.000 per certe cose, ma che c'è? Scusa, ma... Non è che c'è la signora? Me lo dai? Io non farei quella mossa lì, a trascinarmi sull'asfalto, con le ginocchia. L'acqua, se sentino anche il rumore. Ti sei perso una cosa molto romantica, eh. Io e Matteo abbiamo confessato i nostri amori di infanzia, e ti sei perso questa cosa. Ti ha fatto... Aspetta un attimo, la corsa... Dalla spallata, visto? E tu pensa che sono a digiuno da ieri? La cena di ieri. Sì, poi sono versate anche delle lacrime, eh. Evil, cioè, ti sei perso veramente una cosa importantissima, ragazzi. Per i ricordi, ovviamente. Stai lì. Ma no, l'ho mancato! Mi sono distratto perché ho guardato lì. Quella dell'occhio. Non so ancora che cosa sia quella roba. Adesso riusciamo... Non salta. Ma scusa, salta con... Ah, col cerchio. È stato il quadrato, ok. Pardon, però per me non salta sopra, vediamo. E buonanotte. È saltato dopo. Vabbè. E qui cos'è? Spazzatura? Condomi inflessibile, dai. No, vetro sporco. Scusa, c'è un cestino, volevo il condomo inflessibile. Ma guarda dove cavolo mi è apparso il coso. Questo i ginkgo qua sembra un quartiere bene, no? Tutto rispetto a Camoroccio mi sembra molto più lussuoso. Comunque è un quartiere residenziale, per lo più residenziale, sembra un po'.